Hanno manifestato disagi e difficoltà e soprattutto rischi. Dinanzi alla prefettura di Agrigento si sono radunati gli agenti della polizia penitenziaria. Al sit-in ha partecipato il personale iscritto al SAPPE, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Hanno rappresentato il carico lavorativo e le insostenibili condizioni a cui da mesi sono costretti. La protesta in particolare è rivolta contro le carenze di personale, disordini e violenza nelle carceri, sovraffollamento e inadeguatezza delle strutture. I manifestanti hanno chiesto un incontro con il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Noi siamo qui per sensibilizzare il massimo organo sul territorio provinciale affinché nell'immediato mandino, inviano in missione almeno 30 unità di polizia penitenziaria distinti nei vari ruoli per assicurare sicurezza al corpo docente perché abbiamo iniziato le attività trattamentali, garantire le videoconferenze con i tribunali e con il carcere, garantire sicurezza agli operatori sanitari, medici e infermieri aggrediti. Ripristinare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto, oggi fortemente minato. Com'è la situazione del carcere di Sciacca? Sciacca non mi risultano criticità particolari, diciamo che rispetto a una compagine nazionale, Sciacca sta meglio rispetto a tutti gli altri istituti. Agrigento, il Petrusa? Il Pretrusa, vi ho appena finito di dire che le condizioni sono oramai. No, non ho un termine per definire esattamente la condizione della Pretrusa. Vi posso solo rispondere a questa domanda dicendo che non è rimasto più nessuno. Molti di questi colleghi che ho qui dietro le spalle hanno fatto il turno notturno e sono presenti perché sbondanti, difficilmente impiegabili in altri servizi dopo il turno notturno. Facciamo 20 ore al giorno, veniamo costantemente richiamati in servizio dai giorni di congedo, dai riposi ci vengono cancellati. Insomma, nel comunicato stampa vi ho fatto un elenco di quello che potevo fare, attenzione, per questione di sicurezza, per questione di opportunità, non vi posso dire tutto. In che condizioni lavorate al carcere Petrusa di Agrigento? Allora, carcere Petrusa di Agrigento, noi operatori sanitari, l'ASPI a nome del dottore Ercole Marchica, il personale sanitario sta già a essere integrato, già abbiamo una nuova missione in servizio a partire dall'altro ieri, altre 4 unità arriveranno Però posso giorno sapere. 1. Però la problematica che rimane all'interno del carcere di Petrusa per gli operatori sanitari è la sicurezza. Io ricevo giornalmente dai colleghi per aggressioni sia verbali che fisiche. Ora questo discorso non può più andare avanti per un operatore sanitario che viene aggredito giornalmente. Quindi spero che questa richiesta fatta dal sindacato SAP, che ringrazio dell'invito, vengano accolte perché bisogna dare una maggiore sicurezza a noi operatori sanitari che operiamo all'interno del carcere.